Se registro. Ma guardate, leggo io. Sto scherzando. Questa è la seconda parte dell'intervista fatta al Fonico. Se ti sei perso la prima, qua nella descrizione trovi il link. Quali sono i soggetti peggiori che odi nel contesto live? Cioè, qual è il musicista tipo che più odi? Sì, fammi un elenco rapido. Nomi e cognomi? No, no. Il cantante e il chitarrista, direi, perché il chitarrista tendenzialmente ha bisogno di un volume allucinante, perché deve sentire se stesso, probabilmente da piccolo. Un po' megalomane. Siccome da piccoli suoi l'hanno abbandonato. Sì, li avevano. Comunque non gli volevano bene. No, e non si è sentito amato, ha bisogno di sentirsi amato da se stesso. Pensate, è una cosa che anch'io ce l'ho, sta cosa. Sei il chitarrista, lo so. non tutti, però non tutti. Più spesso avete questo. E il cantante che magari ha avuto brutte esperienze in passato con i fonici old school, o comunque non fonici, perché c'è anche il fonico non fonico, cioè quello, certo, che si inventa di fare il fonico, quello della scuola elementare che viene a perché gli piaceva, allora non sa usare un compressore. Dice, no, ma però non mi devi usare il compressore, perché altrimenti tendenzialmente in una band la cosa che deve suonare bene è la batteria, il basso e la voce. Certo. Quelle sono le cose che devono senza dubbio suonare bene. Certo. Se tu prendi l'organismo band nel senso ecosistema, come se fosse un uomo, la schiena portante e la schiena dorsale sono batteria, basso. No, certo, assolutamente. Nel 90% dei casi. Questo equivale, sì, ma anche in studio, secondo me. Anche in studio? No, anche in studio, assolutamente. E il resto è una cosa di contorno. È importante il contorno, per carità, perché è quello che ti cambia. Cioè, se tu prendi una pasta, devi cuocere bene la pasta, perché se fai un sugo alla Madonna e la pasta è cruda e ci metti, certo, i tinteri dentro, fa cagare. Vabbè, direi. Se tu fai bene una pasta e il sugo è decente, te la porti a casa. Ok. Quali sono i migliori corsi online di registrazione? Partendo dal presupposto che io sono un po' contrario ai corsi online di registrazione, perché secondo me la fonica in generale, dalla registrazione appunto, che è la parte fondamentale, una cosa registrata male, suonata male, suonerà sempre male. Ma anche, cioè, puoi avere il miglior fonico del mondo davanti, ma suonerà sempre male. Va vissuta sulla pelle, perché è fatta di sensazioni, è fatta di vibrazioni, è fatta di cose che non si possono capire. La parte, diciamo, questa di registrazione, esecuzione, quel mondo lì. La parte relativa al mix, anche quella è un po' complicata da lavorare a casa, diciamo, nel senso che per quanto si possano avere cuffie bellissime, stanze bellissime, immagino che nessuno a casa avrà uno studio. Uno studio vuol dire avere un'acustica curata, vuol dire avere dei monitor posizionati in un certo modo, quindi già quello cambia, e poterlo sentire dal vivo sicuramente ti dà un'altra idea del perché un fonico sta facendo certe decisioni. In più, molto di quello che un fonico fa non te lo sta a spiegare, ma non perché sto c***o lui, non te lo sta a spiegare perché è una cosa che lui sente e fa in automatico. Sono degli automatismi che nascono. Forse. Esatto. No, non è quella, che proprio sono degli automatismi di cose che magari dai per scontato, certo, e che non puoi cogliere a distanza. Ciò detto, ci sono dei corsi meravigliosi, ce n'è uno fatto da Salvatore. Salvatore Addeo, sì, Addeo. Grandissimo. Secondo me molto molto bello. Improve Your Mix, se non sbaglio, dopo controlliamo. Sì. A prescindere, ve lo lasciamo, esatto, qua. Esatto, ci sono qua siete sotto sicuramente. Ha dei contenuti interni meravigliosi che spaziano su un sacco di argomenti, con anche tante persone che sono andate, certo, a fare, da Test Your Age. Forse c'è anche Simone Bernardi che fa comunque una parte di registrazione batterie. Grandi fonici che si concentrano nelle aree su cui loro hanno studiato di più, quindi registrazione, certo, mix, master. In più ha anche un'accademia all'interno dove fa lezioni face to face, a distanza, in presenza, che già sono sicuramente meglio che guardare un video, più che altro perché se hai un dubbio, certo, una cosa che non capisci, la chiedi e ti aiuta. Poi mi viene in mente Mix with the Master. Sì. Ottima. Assolutamente. Ottima. Al momento non me ne vengono in mente altre. Io devo essere sincero, non sono un amante, nel senso, se ho un dubbio, se voglio scoprire qualcosa e non ho qualcuno che me lo possa trasferire dal vivo, o non posso andare io da qualcuno, nel senso, assolutamente imparare dalle persone, assolutamente andare a lezione, importantissimo. Se non ho l'opportunità di andare a lezione per X motivi, YouTube, internet in generale, non tutto, bisogna prendere le cose col contagocce, ed è una cosa che magari conviene fare quando si ha già un po' di cognizione nel campo, perché certo, si rischia veramente di andare in mano a gente, certo, improvvisata. Certo, certo. Però nel senso, si scopre sempre qualcosa, è ovvio che se si ha già un po' di capacità per filtrare le informazioni che ci arrivano, è più facile apprendere. Ci sono un sacco di canali bellissimi, c'è Riperiani, ad esempio, faccio un sacco di pubblicità, io poi amo profondamente Riperiani. Seguitelo perché Mix spacca veramente. Un canale che funziona veramente molto molto bene, a 360 gradi, completissimo, questo mi viene in mente ed è meraviglioso. Per rimanere in territorio italiano. Certo, certo. Poi ce ne sono centinaia e centinaia di altri. Se avete un dubbio su qualsiasi argomento, cercatelo,
studiateci sopra, c'è un sacco di cose scritte, un sacco di video, un sacco di cose interessanti. Assolutamente. Prendete anche più aspetti, cioè più punti di vista sullo stesso argomento, che sicuramente aiuta. Per microfonare una batteria è meglio utilizzare tanti o pochi, pochi microfoni, più di 10 per intenderci. 10 sono tanti. 10 sono fanno anche con 50. Sì, volendo, sì. Black Album. Allora, domanda molto generica anche questa. Tanto, se fai questa domanda, probabilmente non sei un fonico, quindi pochi. Nel senso, mettere giù i microfoni per la batteria è una scienza. E ci vuole un secondo a peggiorare il risultato. Metti 3 microfoni, ti bastano. Rullante, cassa, un panoramico. 2 panoramici, rullante, cassa. Sì, sei sì. Ne già più che basta, non è un problema. E 2 in alto che prendono gli overhead. Sì, e quindi stanno uno puntato rullante, sulla cassa e uno nella zona del rullante. Magari del poi facciamo anche un giorno. Sì, assolutamente. Però nel senso non sono tanti microfoni, è come li metti giù e come poi vai a lavorarli, perché hanno un sacco di problemi di fasi. Volendo, le batterie, essendo comunque un unico strumento formato da tanti strumenti, le potresti riprendere con un solo microfono. Sì. Non hai bisogno per forza di tanti microfoni. Poi, batteria formata da quanti pezzi? Batteria in live o batteria in studio? Hai la batteria dei Tool o la batteria degli AC/DC? Come che di 21 Pilots? I 21 Pilots, che sono 3 pezzi. Live tendenzialmente ti direi meglio più microfoni più vicini, per evitare inneschi ovviamente, ma non troppi microfoni. Cioè hai 4 pezzi più i piatti, 7 microfoni ne è già basta, rullante sopra, rullante sotto, 8 perché ci metti magari anche il Charleston, 2 overhead e un microfono a pezzo. Cassa, certo. Tom e certo. Tom. Cosa devi farci con questa batteria? Non c'è una risposta unica, perché devi fare un album stile jazz anni 30. Jazz anni 30 prendevano con un microfono un'orchestra. Cosa fai? I microfoni di tutta la batteria? No, ne metti uno, ne metti due, magari se vuoi avere un po' più di presenza, ma non finita poi così. Devi fare un album death metal, progressive, vai a microfonare, potrebbero servirti più microfoni, esatto, non c'è una risposta sola. Se registro... Oh, guarda, te la leggo io, sto scherzando. Se registro un live album, come devo mettere i microfoni? Quali strumenti microfono? Vabbè, è molto legato a quello che ho appena detto. Di cosa? Orchestra, live album... Band. Secondo me lui è un ragazzo che mi ha già scritto, lui fa indie se non sbaglio, ma vorrei dire una band, stronzata. Nel senso, live album potrebbe voler dire tante tante cose. Allora, intanto prendo questa domanda per spezzare una lancia a favore dei fonici. Vada, è il suo compito stasera, vada. Pagate i fonici per fare queste cose. Dovete registrare un live album, non registratelo voi, pagate uno che ve lo fa, è il suo lavoro. Sì, esatto, questo è molto importante. E soprattutto quello che dico io sempre è, non cercate... al risparmio, perché no. Il risparmio non è un discorso tanto di qualità, anche di qualità poi, perché nel nostro volume ognuno si fa il suo prezzo. Io sono pro alle cose caserecce, però c'è un limite anche a questo. Esatto. Cioè, se nelle grandi produzioni, nei grandi album, tu giri la copertina e ci sono 30 referenze, 30 nomi, un motivo c'è. Non è solo perché se lo possono permettere. Io ho visto tante giovani band, giovani formazioni che, avendo investito i soldi nel modo giusto, nel contesto giusto, sono riusciti a ingaggiare un fonico, anche un cameraman per fare videoclip, quindi dalla parte marketing, investire per creare una grande armata per fare un prodotto fatto bene. Allora, investire è importantissimo, perché è un prodotto che viene male, farà sicuramente molti più danni economici piuttosto che aver speso dei soldi prima. Sì, e questa certo. È una cosa. E in più, quello che dico sempre io è, occhio all'amico che dice faccio il fonico. Con 50 euro ti registri tutto, perché dietro a quello che un fonico chiede, cioè quando un prezzo gli sembra molto alto, più che l'amico, non mi interessa l'amico, quando un fonico gli chiede un prezzo e gli sembra alto, dietro al prezzo del fonico c'è quello che ha studiato, le ore che ci metterà a fare il vostro lavoro, i soldi che ha speso per studiare e per investire, strumenti, plugin fighi, che poi proprio plugin fighi. Se io non pago un plugin e lo cracco, o se non pago il programma col quale sto lavorando e lo cracco, succede, è inutile dire no. Diciamo ciò che è giusto, siamo tutti colpevoli, tutti peccatori. Testa di c***o! Succede, perché è come se tu venissi da me, ti faccio il disco e poi tu vai via senza pagarmi. Io ho lavorato a gratis e quindi ci sto rimettendo dei soldi, e magari quei soldi lì mi servono per mangiare, per andare avanti, investire ulteriormente nella mia crescita personale. E questa cosa lo stesso di software house, quindi piuttosto abbiate pochi plugin. Io sono come tu sai un grandissimo amante di poche cose, però che si sappiano usare bene. Certo, usate solamente quelli della DAO, per dire, però sbattetevene di avere tonnellate e tonnellate di roba che non serve. Poi, alla tua domanda, è meglio se c'è la possibilità di saperlo fare sia in fase di ripresa che in fase di post-produzione, riprendere gli strumenti singoli, perché poi hai più facilità
in tutto il lavoro appunto di post produzione e di ottimizzazione dell'album, questo sicuramente. Basta, l'unico consiglio che sento di arte è questo: capisci cosa vuoi fare. Poi scantati. No, riesci a goderti un concerto senza pensare a come l'avresti fatto al suo posto, quindi come se fossi affidato a un altro fonico? Vabbè, facciamo così. In privato poi approfondiamo. No, ti faccio vedere come si dipinge. È uno screenshot. Vabbè, vuoi zoomare? Ma sei tu da donna questa? È la mia fidanzata. Ciao amore. È lo sfondo del mio telefono. Riesci a goderti un concerto affidato ad un fonico senza pensare a come avresti fatto il suo posto? No, è il contrario. A parte che l'ultimo concerto che ho visto da spettatore penso che sia stato i Muse a San Siro nel 2000 e io lì ti ci vedo, chiedo come avrei fatto io il concerto. Sì, è quello da Mark Carola, esatto, quello che ha sotto scusa. Scusi Mark, io non l'avrei fatto euro di roba da lei. Allora, dal mio punto di vista non è tanto ascoltare un concerto e pensare a quello che avrei fatto io, perché non so per quale motivo ho fatto delle scelte, nel senso che magari c'erano delle problematiche o delle richieste sempre di produzione, perché noi veniamo sempre dopo la produzione, non si può ancora fare, che l'hanno obbligato ad andare in una direzione, ok? Piuttosto cerco di capire per quale motivo ha fatto quelle scelte e di ascoltarlo. Quello stesso discorso che dicevamo prima, cioè non è un discorso di io l'avrei fatto meglio, io l'avrei fatto peggio, io avrei fatto in un altro modo, perché quello non lo puoi sapere, non sai cosa ti arrivava in mano, questo non lo puoi sapere. Però puoi cercare di capire per quale motivo lui ha preso determinate decisioni. A cosa serve quella pista sopra i mixer a sparare quelli che si alzano il volume dopo il check? No, è cocaina. Ah, ok, perfetto. Passo io delle domande che vorrei fare. Vai, fai tu le tue domande. Meglio un microfono dinamico o un microfono a condensatore? So che è una domanda del c***o. Ma io la voglio fare. O di plastica? Esatto. Dipende cosa devi farci. Ma è giusto. E dipende cosa sai fare. Mm. Nel senso, devi riprendere una voce in casa? Prenditi un dinamico, perché al 90% le acustiche in casa tua fa cagare. Perché? Perché sei povero, ricordatelo. E il dinamico d'altro costa meno, quindi visto che sei povero... A maggior ragione! A maggior ragione. Devi riprendere un violino, uno Stradivari da 15 milioni di euro dentro un auditorium. Ah, microfono a condensatore. C'è una domanda anche questa un po'... Da bastardi, no, ma non lo da so. Bastardi, nel senso, dipende da quello che vuoi fare. Mettiamola sotto questa ottica. Hai poco budget, prenditi un microfono dinamico. E ti darà sempre una mano, lo sbrillanti in alto, tiri su e ti darà... Lo sbrillantare specifichiamo, non è che usiamo il CIF. È una quantità ben definita lo sbrillantare. Ah, sì, no, vuol dire... Da che va, da quale range a quale? Tutta la parte alta, dai 5.000, 6.000 Hz in su, la tiri un po' su perché è quello dove perde un po' il dinamico, soprattutto se ti allontani. Qual è il problema del microfono in generale? Un dinamico rispetto a un condensatore ha più problemi di effetto di prossimità, mentre con il condensatore ce n'è meno, però poi... Questa è una cosa che anche all'interno delle figure dei microfoni cambia, perché hai un omnidirezionale, ce l'hai meno, che un cardioide, che un ipercardioide. Cosa ci devi fare con questo microfono? Un condensatore avrà spesso, non sempre, un suono migliore. Ci sono dei dinamici che hanno dei suoni bellissimi comunque. Sarà più sensibile agli inneschi, quindi magari meno indicato nei live, soprattutto se non sai usare. Costerà tendenzialmente di più e sarà più delicato. Poi esistono anche microfoni a nastro, esistono un sacco di... microfoni diversi. Tendenzialmente ti direi però un dinamico non è meglio, ma ti può aiutare maggiormente, cioè ti dà più il prodotto in mano, ecco, volendo. Ma perché poi spesso e volentieri il contesto dove, come hai detto te, dove ci troviamo a registrare è spesso nella nostra stanza. Esatto, cioè nel senso, poi comunque ragazzi sono dei dinamici che suonano da paura, R60, R20. Andate a vedere la puntata che ho fatto qualche tempo fa, dove vi faccio vedere i tre pacchetti, perché l'ho fatta con lui, non credete, c'era già lui in vita di Rock for Rookies, ha fatto tre pacchetti, da quello più economico a quello più costoso, il set base per cominciare a farsi uno studio in casa, senza considerare della stanza, perché lì dopo bisogna investire ancora. Certo, di purtroppo più. L'acustica è la cosa fondamentale sempre. No, di un evento dove tu sei stato fonico, un'ospitata di una band, esatto. E racconti un attimo quello che è successo. Ma questo non perché ho voglia di smerdare qualcuno. No, perché è un'esperienza vissuta. Perché spesso e volentieri noi critichiamo i fonici, ma noi ci puliamo le mani dalle nostre responsabilità. No, più che altro magari non siamo anche si noi sa... delle teste di c***o. No, no, ma non è tanto quello, magari però può essere anche che non si sappia cosa c'è dietro e che quindi sì. A un certo punto si creino dei nervosismi siccome inutili. Mi hai anche detto che è successo con il cantante di questa band, che esatto. È quella classica cosa del non mi sento, tu appoggi il ditino sul potenziometro, non fai sì, niente, sì, esatto. Vabbè, allora, e lui è perfetto. No, diciamo che c'è questa cosa nei fonici che spesso non saprete mai cosa sta facendo. Ah. Vorrei derivare con le spie, sì, di fianco, ma perché? In realtà sempre per il discorso prima, perché voi magari state chiedendo delle cose
che noi non vi possiamo dare, perché se no sappiamo che diventano pericolose per lo spettacolo. Certo. Si rischia di non ottenere i risultati di cui abbiamo bisogno. Però c'è una cosa fondamentale che ha studiato un sacco, che si chiama psicoacustica, e la psicoacustica funziona al di là di tutto quello che diciamo. Quindi se io ti dico che l'ho alzata, tu la voce la senti di più. E tu lo sai bene. Sì, sì, tu sei fatto le persone che lo sanno bene. Me l'ha fatto anche a me, porca di quello. E non te ne sei accorto. No. Fonico e musicista devono essere zen fra di loro. Sono come bianco nel nero e nero nel bianco. Sì. Uno è simpatico, intelligente, bello, l'altro è un musicista. Quindi, cosa succede? Allora, era la prima volta che lavoravo in questo locale ed è un locale importante, con un bel nome, un bel impianto, dove si lavora bene. Si prepara il palco, già intanto le band arrivano con un'ora e mezza di ritardo. E già questo non godi. Non godi niente. Inizia a cadere il palco, cassa, anzi io batteria perché comincio prima a suonare avanti e sentire tutto batteria, insieme. Certo. Non mi arrivano i segnali. Vai a vedere, c'erano due ciabatte e non erano segnate. Era l'altra, quella che andava su, questa qua era una ciabatta di palco, a quanto pare. Comunque, al di là dei problemi quelli che possono esserci, tempo che iniziamo a fare il soundcheck, arrivano i gestori del locale dicendomi che nell'altra sala del locale c'erano altri due eventi che dovevano iniziare in quel momento lì, di cui io non sapevo assolutamente niente. Spiega la situazione alla band, vai a mettere a posto questi due eventi, fate partire. Mentre ritorni, che la band è già magari mezz'ora che è sul palco senza aver ancora fatto una nota, sulle 7.40 e 9 inizia a suonare. Iniziamo a fare le prime cose, ti richiamano i dirigenti che devi andare di là a cambiare un'altra cosa in un'altra sala ancora. Quindi già tu sei stremato, magari inizi anche a trattare male le persone perché veramente sei davanti e indietro da un'ora senza aver concluso niente della tua vita. Poi soprattutto il soundcheck è una cosa che deve essere fatta velocemente perché deve essere... è una cascata di cose che devono accadere. Certo. Il più velocemente accadono, secondo me, meglio è il risultato finale, perché se ti concentri troppo su una cosa vai a isolare e invece non deve essere così. Va a finire che verso fine soundcheck iniziamo a litigare, non litigare, però insomma a discutere, fino a quando il cantante decide di lasciare il microfono. Io in questo momento non ero dal mixer ma ero in sala, c'è cioè una scalinata fra il mixer e la sala. Il cantante lascia il microfono, parte un Larsen fortissimo ovviamente dall'impianto, corro per spegnere l'impianto, però cosa accade? Che a me rimane una cuffione fortissimo per due settimane, in questo mi ha sfondato il timpano praticamente. È stato un figlio di nel senso... Ah, credo, ci credo! Senso, no, a lui poi, cioè capisco la situazione, per carità, per me capite che avere il timpano devastato, al di là del rapporto poi umano che si crea con un rapporto del c***o, poi il concerto è andato benissimo, ci siamo divertiti, alla fine complimenti, non è quello il problema, nel senso... Il risultato alla fine si è ottenuto, però il rapporto umano ovviamente è andato puttana, che è la cosa più bella di questo lavoro secondo me. Però per me vuol dire non lavorare magari per due settimane o lavorare male per due settimane. No, assolutamente. Oppure rischiare anche di non lavorare mai più. È inutile che il musicista, e anche il fonico però, crei degli attriti, nel senso, te ne potrei raccontare altre 200.000 di storie così. Ci sono delle cose dietro che voi magari non potete sapere, ma è inutile che vi arrabbiate con noi o che noi ci arrabbiamo con voi. Certo. Dopo ne va a discapito di tutto quello che dobbiamo creare insieme. Non è un win to win, ecco, non esiste. E a volte la tensione gioca dei tranelli mentali, soprattutto brutti, perché poi dopo appunto si rischia di creare una discussione con anche dei compagni della tua band o con gli addetti che quella sera cureranno l'impianto, il suono di quel concerto. Quindi il fine, come abbiamo detto all'inizio della puntata, è arrivare insieme in fondo alla partita nel miglior modo possibile per rimanere chiaramente in buoni rapporti sia con chi ha lavorato con te sia con il locale in generale, per lasciare anche un ricordo anche al pubblico, perché non dimentichiamoci che non siamo tutti bravi, tutti allenati a conservare e mettere da parte un malumore. Se noi ci siamo incazzati come delle bestie prima del concerto, non è detto che il pubblico non lo possa recepire, magari performi anche peggio. È tutta una concatenazione di cose. Noi siamo un'unica squadra. Quando siamo sul palco, fonici, lucisti, musicisti, siamo tutti lì per un unico fine: far contenta la gente, renderla felice, farla portare a casa con un bel ricordo, mandarla a casa con un bel ricordo, non ce la posso farci. Quindi d'ora in poi, ragazzi, adesso che avete visto questo video, vi siete fatti due palle così, sappiate che il fonico in fondo, ma molto in fondo, vi vuole bene, giusto? Sembra il papà che ha fatto il cazzettone. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, spero che però vi sia tornato utile, che abbiamo fatto una chiarezza chiaramente sul mondo dei fonici e del rapporto tra fonico e musicista. Noi abbiamo vissuto sulla nostra pelle tante esperienze belle e brutte con fonici, con persone competenti o non competenti, però il fine appunto è sempre quello di andare d'accordo. Se avete delle domande, chiaramente
voi potete scrivere qua sotto nei commenti, dirci cosa ne pensate di quello che abbiamo detto. Se avete altre domande da fare al fonico, magari faremo un video integrale o qualcosa da aggiungere anche sugli altri canali Facebook e Instagram. Il Tommy è sempre con noi, con Rock for Rookies, a creare contenuti, ad aiutarci sempre sempre, quindi lo ringrazio di essere venuto anche stasera. Abbiamo parlato praticamente per 5 ore. Grazie a tutti quanti di aver guardato il video fino adesso. Se vi è piaciuto, fatemelo sapere con un bel like e noi ci vediamo alla prossima puntata di Rock for Rookies. Statene buon, pace, e ricordatevi che i fonici vi odiano sempre.